ogni anno. Succede sempre. Un attimo prima sei lì, a trastullarti. E un attimo dopo ti accorgi che è finito tutto. E adesso che faccio? Ti accorgi magari di aver sprecato un'estate. O forse rimpiangi le belle esperienze vissute. Ma soprattutto, ti accorgi che sta per iniziare la scuola. Ecco, in queste circostanze, lo studente medio inizia a fare dei buoni propositi. Ma sì, potrei impegnarmi al massimo quest'anno. Sarò bravissimo. Studierò ogni giorno, per 8 ore al giorno. Sarò bravissimo. Mi dedicherò completamente allo studio. E alla fine, uscirò con la media minimo dell'8, dell'8 e mezzo anzi. Oppure, ancora meglio o peggio, ci sono quei poveracci che hanno gli esami di maturità. Come me. Porco cane. Quest'anno c'ho l'esame. Devo studiare fin da subito. Una richiesta di Candy Crush Saga. Oh, vieni, dai! Oh, ma lo sai che fra una settimana c'è l'esame, vero? Per non parlare della battaglia che si scatena per i posti nei banchi. Quando è notte il lupo grida all'ombra della luna. La danza... Pronto? Oh, ciao, come stai? Bene. Senti, io e te da quest'anno non siamo più compagni di banco. E perché no? Perché ti distrai, copi sempre e non mi fai studiare. Ma dai, ma come faccio io? Niente ora? Ma, ti devi trovare un altro. Ciao! E ora come faccio? Devo trovare un nuovo compagno di banco. Magari qualcuno che studia. Un secchione. Ce l'ho. Oh, una chiamata, non ne ricevo mai. Pronto? Oh, Virgilio caro, Virgilio carissimo, come stai? Benissimo, tu? Oh, ne sono felice. Senti una cosa, ti ricordi Michele, il mio vecchio compagno di banco, quello che non studiava mai, che copiava sempre da me? Ah, perché era lui a copiare da te. Sì. Comunque... Non voglio che stia più accanto a me lui, perché sai com'era, così scarso, che non studiava mai. Senti, perché non ti metti tu accanto a me invece? Così potrei passarmi tutti, così potremmo diventare ottimi amici. Ma per me va bene, guarda, ci vediamo a scuola. Perfetto! E voi, come affronterete il nuovo anno scolastico? Scrivetelo nei commenti qui sotto, oppure se volete iscrivetevi al canale. Ti accorgi magari di aver sprecato un... Ma perché ti posti a sprecare? No, lasciami. Dunque, ti accorgi magari di aver sprecato un'estate. Come devo mettere le mani? Non lo so, provo a gesticolare. Ti accorgi magari di aver sprecato un'estate. Ti accorgi magari di aver sprecato un'estate. Ti accorgi magari di aver sprecato un'estate. No, Davide, mi metto il tuo posto.